Ciao a tutti e ben ritrovati con il consueto appuntamento settimanale, il vlog dedicato al mio diorama Lego, tema pirati. Se fosse la prima volta che capiti sul mio canale, lascia che mi presenti, io sono Andrea per gli amici Criminal e sono un appassionato di Lego. Ho iniziato un percorso di video dove illustro appunto l'evolversi e la costruzione di questo diorama. Nell'episodio di oggi vedremo un venditore di giacche e un pescatore con un cappello assai improbabile. Detto questo, direi di partire subito con l'illustrazione di quello che sono andato a costruire questa settimana per implementare il mio diorama, quindi lascio subito spazio alle immagini. Vediamo già qui un piccolo baracchino. Questa è una costruzione veramente semplicissima, con questi pezzi, questi slope curved che vanno a fare un effetto tenda, vedete? Metto dietro anche una minifig per farvi capire l'altezza. Questo è uno dei componenti che andranno ad animare il centro del villaggio. Qua ne ho fatto un altro, questo è uno stand che appunto appartiene a un venditore di vestiti. Adesso non fate caso ai torsi che ho messo, è giusto un test. Anche qua una realizzazione molto semplice, abbastanza carina, uno stile arabeggiante, se mi concedete il termine, con questi pompon che cadono. E questa è la seconda bancarella. Poi ne ho realizzata un'altra, sempre cambiando un po' lo stile. Questa non è bellissima, ma è bella colorata. Ah, mi sono dimenticato di far vedere che c'era anche l'espositore di pantaloni da mettere sotto. Vedete qua, tac. E stavo dicendo, questo andrà per fare un piccolo gazebo di ortofrutta. Adesso ho in arrivo degli altri pezzi, metterò tipo delle casse sotto, quindi terzo tendone da mercato pronto. E questo è l'ultimo, molto semplice, molto colorato anche questo, semplicissimo, vedete, proprio 20 pezzi in croce. E questi sono i baracchini che andranno ad animare il centro dell'isola dei pescatori. Ma siccome è un'isola dei pescatori, non possono mancare le imbarcazioni. Pertanto ho realizzato anche due piccolissime imbarcazioni. La prima è questa. Ho recuperato dei pezzi praticamente inutili, molto space anni 80, che avevo accantonati. Ho messo su dei wedge marroni. Ho realizzato questa vela con due wedge che mi avanzavano. Ho fatto una struttura un po' particolare, non ho mai fatto una cosa del genere, è stata la prima volta, un esperimento direi abbastanza riuscito. Non è bellissimo da vedere da questo lato, viene molto meglio la resa visiva da questa parte, e non si vedono tutti gli attacchi del meccanismo per tenere insieme i due pezzi. Qua avevo questa barra Technic, quello per la serie Pneumatic, qualcosa del genere, e che la uso per timone. Vabbè, insomma, questa è la prima barchettina simpatica. E poi ne ho realizzato un'altra, sempre con provando e sperimentando alcune tecniche con dei pezzi, insomma, delle cose nuove. Ne avevo realizzata già anche una anni fa con delle sedie. Adesso devo replicarla, magari in uno dei prossimi video la vado a rifare. Qua non so se metterci una vela custom fatta con della stoffa. Intanto io ho messo quest'albero che si può anche rimuovere, mettiamo due remi e siamo a posto. Anche qua ho fatto il suo bel timone, un'inclinazione particolare dei pezzi. Adesso questa è molto scura, quindi magari si vede poco, però sono contento. Ci ho passato una buona mezz'ora a giocare con i pezzi e vedere cosa veniva fuori. Alla fine ce l'abbiamo fatta, qua il pescatore che lancia la rete. Sono contento, dai. Due piccole barchettine che vanno
un po' a riempire lo scenario. Direi che è giunto il momento però di andare a piazzare tutte le decorazioni, tutti i componenti che ho realizzato sull'isola, così diamo uno sguardo a cosa salta fuori. Quindi cambio di inquadratura. Eccoci qua. Bene, come dicevo, questa è la situazione attuale a livello di mercato. Diciamo che l'ingombro ora c'è, è bella piena la piazza, abbiamo tre bancarelle qua, una qui, sono già 5, 6, il panettiere, la taverna. Diciamo che non manca veramente nulla. Bisogna solo riempire le bancarelle, arredarle e accessoriarle con i venditori e i loro prodotti, ma direi che ci siamo. Più di così poi diventa veramente troppo. Direi che ora, se riesco a sganciare la macchina, facciamo una visione aerea. Ecco, questa è la vista dall'alto. Vedete com'è bella colorata ora? Mi piace, mi piace, mi piacciono i colori. Stavo pensando di aggiungere anche qualche piccolo edificio ancora, tipo qualcosa qua dietro, perché il retro di questa casa francamente non è il massimo, è molto spoglia, quindi pensavo di aggiungere qualcosa qua di basso, tipo questa qua colorata. Non so se fare qualcosa che spicca parecchio, tipo un rosso che fa contrasto, che stacca con tutto il resto dell'isola, o se rimanere sul bianco, magari mettendo tipo delle finestre blu, non so, qualcosa tipo Santorini, giusto per dire un esempio di quello che ho in testa. Quindi, come sempre, io vi chiedo un commento. Voi siete timidi, non vi sbilanciate, ma un'idea, se me la date, io l'accetto volentieri, poi la elaboro. E queste sono le due barchette appena realizzate. Caspita, quella blu si perde parecchio. Non è stata una scienza farla blu. Si vede molto di più quella nera. Quella blu si perde parecchio. Vabbè, insomma, dai. Va bene lo stesso. Immaginatevi questa piazza. Non è a fuoco, ok? Questa piazza con 50-60 minifig, bella piena, bella colorata, bella popolata, cosa viene fuori? Sì, sono molto, 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 molto soddisfatto di come sta venendo. E ancora non ho messo tutti i dettagli che ho in testa, che voglio mettere. Dobbiamo aggiungere della vegetazione anche qua sulla zona della spiaggia, qualche palma qui, vedete dove ho fatto quella chiazza di erba. Voglio costruirci qualche cespuglio, qualche palma. Verrà molto 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 carina quest'isoletta. E qua dove c'è il pontile massacrato che devo rimettere, ma prima di rimettere voglio pavimentare anche questa striscia di sabbia qui, stavo valutando se fare una piccola roccaforte, ma proprio piccola, un edificio, una sorta di dogana con questo stile bianco e mattoni, così, sempre gestito dalle guardie. Adesso ci penso, come nell'ultimo vlog in cui ho studiato questa dormendoci la notte. Credo che ci dormirò sopra e vediamo l'ispirazione, se arriva nella notte vado a realizzare anche questo piccolo edificio militare a mo' di guardia del porto, di dogana. Siamo dunque giunti alla conclusione di questo quarto vlog, un appuntamento iniziato ormai un mese fa, perché siamo già alla quarta puntata. Grazie di essere arrivato fin qui. Come avete visto, ho fatto poco questa settimana, sono stato molto preso da eventi vari, soprattutto il lavoro e insomma i figli a casa per il carnevale, quindi sono stato un po' indaffarato, ho avuto veramente poco tempo, ma ho già tante idee per il video che uscirà settimana prossima, mi stanno frullando nella testa. Oltretutto ho fatto un ordine abbastanza importante proprio in questo momento in cui voi vedete il video,
Io ho appena inviato un ordine su Bricklink, poi vedremo tutto, non voglio anticiparvi troppo. Pertanto abbiamo fatto poco questa settimana, ma insomma il contenuto sono riuscito a portarlo. Quindi, come già detto, grazie di essere stato qua fino alla fine del video. Ti aspetto giovedì prossimo per il quinto episodio. E niente, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, condividete il video, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate delle mie bancarelle, delle mie barche, insomma, qualsiasi cosa sia pertinente al video, che sia una critica di qualsiasi genere, lascialo scritto nei commenti. Ti ringrazio e ti do appuntamento a giovedì prossimo. Ciao!